veramente altissimo, sì, ragazzi. E adesso andiamo a presentare un gruppo che viene da molto, molto lontano. Molto, molto lontano, come molto, Shrek e Fiona. Assolutamente. Divento Shrek e tu diventi Fiona. Esatto, molto, molto lontano. Far, esatto, Far Away. Far, Far Away. Tra l'altro dal paese, come dire, più movimentato del mondo, più dinamico, come dire. Esatto. Fermo. Stop. Esatto. Signori e signori, giochiamo in casa. Giochiamo in casa intanto che preparano, perché vedo che sono un po'. Stiamo salendo con calma. Li vediamo. Io ho un problema comunque. Dica. È che il sole va ai belli, mi sta seguendo ovunque. Cioè, non riesco a vedere nulla. Fa veramente nulla. Caldo qui sopra. Molto caldo, perché io non so come hanno così fatto a suonare questi ragazzi. E non so, voi siete più freschi sicuramente, perché il sole sta scendendo. Quindi. Facciamo due parole anche. Sorge con un sole rosso. Questi ragazzi. Scusami. Lei è, mi scusi. Sembra ubriaca, allora, ma non lo sono. Io sono Alberto. 50 Kelt. 50 Kelt. Signore e signori, qui andiamo. Kelt. Ragazzi, ragazzi. Scusami. Stiamo chiudendo in bellezza. 50 Kelt. Guardateli tutti neri, sono pronti, mi sa. Io volevo fare la sverda, 50 Kelt. Allora andiamoli a presentare uno per uno. Allora, Alberto Squadroni, voce, chitarra acustica, Tin Whistle. Alessandro Tiburzi, cori, chitarra elettrica. Serena Canala, organetto. Scusa, io ci ho scritto 8 bassi, che vuol dire? Ma come, che vuol dire? Hanno fatto la conferenza poco fa, dove stavi? Dove stavi? Allora. Ego te absolvo, belli peccati tua, io non mi se stavo... dice. Ragazzi, ma io sono così, cioè, tra l'altro Robinuda... Ti amo. Ti amo. No, c'è Lady Marion, fratac, scusa, non è possibile. Siamo, non facciamo... Non si dicono queste cose. Non si dicono. Ecco. Capito? Io continuerei con la presentazione, intanto... Pista troppo. All'organetto abbiamo... Ripetiamo. All'organetto abbiamo Serena Canala. Elvio Russo al basso. C'è anche la rima. Leonardo Lanciotti, batteria. Alberto Amadio, questo ti piace, fratac, violino! Allora, lasciamo lo spazio ai... 50 Kelt! Ciao ragazzi, in gamba! E lo guardavo io sorridere. È scappato un rullante, adesso torna. Bravissimo. Sta lo stand della birra, chi lo sa. Robinuda, Robinuda ormai ha spopolato Robinuda. Non mangiate tranquilli, io sto lì, quando avete guardato, quando sto lì, sì, sì, mi vedete, quindi facciamo la foto. Allora, il batterista si sta sistemando la gonna, potete notare. Iniziamo a battere le mani. Fino a che il batterista non si sistema. Eccola! Go!
because it's simple ones. So put yourself together and have a little fun. This thing on a face, I can feel insecurity. But I mean, I'm drunk and I'm funny ones, obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. So put yourself together and have a little fun. Well, perché sono partito subito fantastico, poi mi sono perso nel mezzo, vabbè, ci sta, è l'età giustamente. E allora, sì, e you please, ma prima di you please vorrei sentire qualcosa dal pubblico, perché come dicevo l'altra sera su una piccola intervista, qualcosa manca in questo Montelago, è quell'urlo caratteristico che senti mentre prima, oh vedi, prima fai il biglietto. Mi ero preparato il discorso, però in pratica fai il biglietto, entri, c'è mio cugino con dietro la prologo che si porta per fare la rosticceria varia, poi senti proprio quell'urlo che è? Ok, allora aspetta, eh. Era moscio questo, dai, non è vero, però quindi uno, due, tre, facciamo Valerio, così proprio detto con la voce suadente, l'SMR, facciamo un Valerio. Ed ora come l'urlo di Braveheart, tipo libertà, Valerio! Vai, vai! Valerio al contrario è un po' difficile. Allora benissimo, questa è una canzone, è un nostro brano che potrete trovare ovunque sulle nostre piattaforme, sulle piattaforme nostre, Spotify, ovunque, su YouTube. Si chiama Hey You Please Florindo. Florindo è il nostro barista preferito. Io partivo tutte le sere per trovare il modo di scrivere un testo, poi alla fine in questo caso mi hai mostrato una bottiglia di mezcal. Non so se lo conoscete il mezcal, il liquore messicano. E è buonissimo, lo so. E niente, è andata a finire così, non ho scritto più il testo. Dice questa la canzone. E alla fine ho pagato 120 euro.
such a book by its cover, do you know? I just wanna write and stay with Florindo. Hey, you, please give me beer and something more. I need to prove my knowledge and let my song go. Hey, you, please give me beer and something more. I need to prove my knowledge and let my song go. De conocencia desde los antiguos mexicanos que crearon esta bebida. Madre mía, qué buena. Está chingón. Sí, algunas palabras. Me apunto. Las tengo. No, no las tengo más. Hey, you, please. Un mezcal y otro más. Escribiré mi texto otro día, no está mal. Il soundcheck sotto al sole griccione, no? E da lì sono diventato stupido, più cogentissimo. È la norma. Adesso siamo in un momento, diciamo, tranquillo, ma si sente comunque il caldo. E andiamo con questo veliero immaginario verso Montelago. E andiamo controcorrente. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Airlines in the morning. We're heading up, she rises. We're heading up, she rises. We're heading up, she rises. Airlines in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Airlines in the morning. Way and up she rises. Way and up she rises. Way and up she rises. Airlines in the morning. Go! Sober, put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Lines in the morning. We're heading up, she rises. We're heading up, she rises. We're heading up, she rises. Yeah, lines in the morning.
to moan. We're heading up to rise, we're heading up to rise, we're heading up to rise, we're lying to moan. Allora, Osh, giustamente, dici Osh, perché quest'altra canzone si chiama Osh. Si pronuncia Osh, così, perché in pratica un nostro amico di fiducia, mattacchione di paese, pronuncia sempre questa parola, dice Osh. E noi ci abbiamo fatto una canzone. Esattamente così, esatto. Pubblicità, mi scarico. Tra poco muoio, ma non fa niente. About the soccer team, the answer is ready, Osh, we win. I took his glass, he took my glass, filled it with beer. You're my friend, we're friends, yeah, yeah, yeah. You can see him dancing now, and it's foolish way. Do you want some other times? Yes or no? The stars, looking at the left, looking at the right, take your neighbor's hand, lift it up to the sky, round and circle round, round and circle round, looking at the ground, looking at the stars, now looking at the left, looking at the right, now take your neighbor's hand, lift it up to the sky, round and circle round. Sign. They're moving like a monkey, cheeks red like hell. What the heck, awesome!
looking at the ground, looking at the stars now, looking at the left, looking at the right now. Touch your neighbor's hand, raise it up to the sky. Run a circle now, run a circle now. Looking on the ground, looking at the stars now, looking on the left, looking at the right now. Touch your neighbor's hand, lift it up to the sky. Run a circle now, run a circle now. Acqua no, l'acqua no, l'acqua si paga come ci ho detto all'entrata, eh. Quindi solo la birra. Che la birra gratis? Wow, cioè, sono dati buoni, li hai consumati tutti, che vuoi? Allora, e adesso, e andiamo avanti con il nostro repertorio. My head is filled with music. Let's go. We'll be right back.
Grazie, ci hanno portato le birre e adesso questo è il momento. Aspetta, è il momento di fare un brindisi. E adesso annunciamo anche le modalità, giustamente. Allora, la nostra assistente ci porta le birre, grazie. Un grande applauso a Serena! Brava Serena! Portatrice di birra, organetto 8x8, se no si offende. Poi aggiungerà altri bassi più avanti, come abbiamo detto. Allora. Ancora più forte? Ancora! Brava Serena! Bava! Bava! Valerio! Attenzione! Allora, che poi là c'è il workshop, potete andare a provare l'organetto ovunque, in questa zona. Allora, ci ho portato le birre e mi è venuta in mente questa cosa che facevamo prima nei nostri live, prima della pandemia. Ovvero il brindisi con il pubblico, perché non c'è festa senza un brindisi. Quindi lo vorremmo fare alla maniera celtica, ovvero con un sloncia, si pronuncia così, sloncia. Quindi io farei tipo 1, 2, 3, sloncia, 1, 2, 3, sloncia, 1, 2, 3, sloncia, ok? Ovviamente se non avete i vostri bicchieri andate dal mio grande amico dei Malaripe, che ormai mi conosce per quante ne ho consumate, le so tutte ormai più di lui, e potete prendere il bicchiere e 1, 2, 3, sloccia! 1, 2, 3, sloccia! 1, 2, 3, sloccia! Salute! Ne voglio un'oncia! Allora un attimo, perché il tempo qua fa... Ho notato prima che si scorda un po' tutto. Tempo. Si scorda come me. È la chitarra non costa, non è vero. Allora, prima abbiamo annunciato Serena, adesso c'è un pezzo tutto organettistico, eh? Vai, così almeno stai più attenzione, su.
è stato bellissimo, è stato emozionante. And now, problemi tecnici all'organetto, è lo strumento più bello del mondo, ma è rimasto sette bassi, si è perso uno per strada. Beh, io intanto bevo, se permettete. Posso? Sì. Socia! Ah, buona. Proprio la parte che ci sta la chitarra tipo un pianoforte. Doubtful times are higher to cry. Tell me a happy new year. Grazie di aver ballato con noi. Siamo arrivati
qui al termine, Leonardo, ti vorrei far partire su forza con la base, dai. Shipping up to Boston. È stato magico, tra l'altro erano tutti distanziati benissimo. Che vedevo lì? Ma come avete fatto? No, io volevo è stata una ficata pazzesca. Robinuda, dimmi tutto, Robinuda. Volevo fare una domanda a questa. Scusate ragazzi, vogliamo fare un applauso? No, aspetta, perché dopo ma io... veramente un grande applauso a questa ragazza. Brava! L'organetto ho 8 bassi. Sì, comunque la mia di prima era per vedere se stavate attenti. Bene,
Facciamo dire due parole, giusto, perché l'emozione sì, poi io scusa, ma avrei uno di loro in particolare da cui fare dopo, una domanda. Facciamo grazie, parlare grazie. Lei, poi Robin Hood, il palco è tutto tuo. Wow. Due parole? Due parole. Ha detto due parole! Grande! Diciamone qualcun altro, dai. Miseria. Sono emozionatissima, è la prima volta che ci capita di suonare un evento di Montelago e... Non poteva esserci luogo più magico e persone più speciali. Che bello. Io ti assolvo da tutti i tuoi peccati, ovviamente, perché sei... Certo, certo. E comunque ti faccio i miei complimenti. Assolutamente. Anche a tutta la band, signori! Io volevo fare una domanda ad Alberto. Prego. Attenzione, Alberto. No, aspetta, il violino, mi sono sbagliata. A te dopo. Perché io qua... Vabbè. Io ti volevo chiedere una cosa. Tu ti sei ispirato a Neo di Matrix per questo outfit e soprattutto perché suonando il violino sembrava tu schivassi tutte pallottole. Però la frecciatura sul cappello, giuro, un momento gliela davi sull'occhio. È stata una figa... Oddio, scusa. È che non sono abituata ad avere cose che... Capito, basta. La freccia. E... Grazie. Cioè, ragazzi, guarda, Alberto, mi distingo vieni, sempre per la mia delicatezza e femminilità. Anche perché qui, ragazzi, abbiamo raggiunto il finale, non so se l'avete capito. Senti, scusa, com'è la movida a Fermo? Allora, prima di tutto, noi siamo di Fermo per convenzione, se no... Allora, io sono di Sant'Elpidio a Mare, poi... Serena, De San Lupio, io sono di San Lupio, Monte di Nove, Macerata... Vista Cop... scusate, ma rotta a mare San Lupio, però parla indietro, San Luprendo. Alla fine, se non è fermo, è fermo di sta piccione. Che butteri via questi tempi. Vabbè, ragazzi, che dire? Allora, io innanzitutto vorrei fare dei piccoli ringraziamenti. Nel frattempo invito tutti gli altri gruppi a salire sul palco mantenendo la distanza, per favore. Bambini vorrei... che avete suonato prima. Vorrei innanzitutto ringraziare a nome di tutta la nostra associazione il sindaco Alessio Vita per il supporto continuo dall'inizio alla fine per questa nostra serata. Grazie, grazie. Veramente gli va fatto un plauso perché non è semplice dopo tutto quello che abbiamo passato poter organizzare questa cosa e devo fare i complimenti anche a voi perché... Anche siete quando avete ballato siete stati distanti. Bravi. E abbiamo qui le forze dell'ordine che possono confermare la nostra buona volontà. Abbiamo